Ciao amici di Ready Music Play, sono Caterina e sono super contenta di essere qui con voi. Allora, 10 curiosità su di me, vediamo. Dunque, sono intollerante al lattosio, non so se lo sapete, sono allergica ai gatti, vorrei fare paracadutismo, però non è una curiosità, è più un desiderio, vabbè, mettiamo dentro tutto. Sono assolutamente fissata con il cielo, cioè è una cosa che io adoro. Sono stata un'acrobata, ho fatto contorsionismo, contiamole come due. Il mio colore preferito è il rosa, però mi piace molto anche il nero. Adoro il make-up, la danza, però queste cose le sapete. Non lo so. Vabbè, facciamo che sono già 10. Dunque, la musica per me è fondamentale. Diciamo che è il sottofondo di tutti i momenti più belli che ho sostanzialmente. O almeno, tendenzialmente i momenti più belli li associo sempre ad una canzone. Non so se si capisce. I miei sogni nel cassetto, vabbè, fare l'attrice, continuare a, diciamo, lavorare in questo mondo mi piacerebbe tantissimo, sarebbe un sogno. Allo stesso tempo mi piacerebbe lavorare nell'ambito della moda, come, non so, nell'arte. Non so bene che cosa mi aspetterà nel futuro, però desidero fare qualcosa che realmente mi piace, mi appassiona. Dunque, canzone romantica. Beh, la canzone più romantica in assoluto, secondo me, è A te di Jovanotti. Però, sì, me l'hanno dedicata, però come significato anche vorrei, non so se ce l'avete in mente. Oppure sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Allora, le mie canzoni di sempre, diciamo che io ho sempre ascoltato un sacco di pop quando ero piccola, quindi Britney Spears, Rihanna, Katy Perry, oppure Toxic di Britney Spears, oppure quelli di Katy Perry, oppure Come Maybe, ragazzi, Come Maybe, vi prego, cioè se non la sapete ascoltatela. Vabbè, comunque tutto quel genere lì, diciamo che sono state la mia infanzia. Allora, per chi vuole diventare un piccolo influencer, ma ragazzi, siate voi stessi, cioè nel senso, cercate di trasmettere al 1000 per 1000 quello che siete, e se appassiona, se voi siete realmente appassionati, secondo me è il top, perché riuscite a trasmettere tutto quello che siete facendo quello che vi piace. La mia puntata in assoluto preferita è stata quella dove con Virgi eravamo conciate come delle pazze e ci hanno messo tipo un kimono. E invece quella in cui mi sono divertita in assoluto di più, secondo me quella quella di Halloween, ragazzi, spettacolo, gli abbiamo fatto delle risate, poi Jolly si è spaventato di brutto, quindi quella di Halloween assolutamente.